Vigile del fuoco tra i protagonisti di queste giornate incandescenti sul fronte del battesimo a Catania. Solite problematiche che attanagliano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma in primis il Comando Provinciale di Catania e la Sicilia. Il Comando Provinciale di Catania, ricordiamo che ha una grossa carenza di organico, ma la cosa più grave è la chiusura del nucleo sommozzatori nelle ore notturne. Ricordiamo che il nucleo ieri ha effettuato 15 soccorsi a persona, con persone all'interno di autovetture. Alle ore 20 il nucleo dovrebbe chiudere. È stato chiesto al Palermo di intervenire per dare il cambio a questo personale, ma il comando di Palermo e la direzione regionale l'ha negato perché non volevano scoprire la zona di pertinenza. Da lì a noi la domanda ci nasce spontanea, ma allora avevamo ragione noi quando dicevamo e denunciavamo che questo nucleo doveva essere ripristinato H24 e rinfoltito nei numeri? Sicuramente avevamo ragione e continueremo a denunciare affinché tutto questo venga ripristinato. Le criticità che ci sono state ieri sono state immane perché gli interventi si succedevano uno dietro l'altro, l'acqua non finiva mai e non cessava mai. Gli interventi, come ripeto, sono stati numerosi. Alla fine della serata ancora al cambio turno rimanevano più di 70-80 interventi nevasi e non sono stati raddoppiati i turni, ma noi ci chiediamo, è stata fatta qualcosa, è stata dichiarata un'emergenza, è stato dato un codice a questa mica calamità che è avvenuta. Noi la nostra perplessità rimane sempre, perché ancora a tutt'oggi di mattina gli interventi continuano e continueranno, perché come vediamo sta continuando a piovere. La zona colpita in maggioranza è stata la zona dell'Acese, San Giovanni la Punta, ma poi si è spostata verso Catania. Infatti molti interventi sono stati effettuati nella zona di Cannizzaro, via Sgroppillo, ma sono stati effettuati anche in Mister Bianco numerosi interventi, ma sono zone che tassativamente ogni microcalamità si allagano. Noi come Vigili del Fuoco, ripetiamo, siamo in crisi, siamo senza personale, siamo con i mezzi rattoppati, abbiamo mezzi vetusti, noi vogliamo il rilancio del soccorso, vogliamo le assunzioni, chiediamo la stabilizzazione dei precari che sono secondi soltanto alla scuola come numero, chiediamo che tutta questa scelleratezza finisca, abbia un fine, i report parlano chiari, noi chiediamo il rilancio del soccorso e basta riordino.